Ciao a tutti, sono Sandro Tognazzi e vi vorrei raccontare dell'ultimo film che ho visto, ormai già da tanti anni, perché non riesco a sopportare stare in un cinema fermo. È Pretty Woman, che mi è piaciuto. È un po' la storia di un industriale, chiamiamolo così, e che era doveva andare in un certo posto e in una città non aveva la macchina sua pronta. Allora prese quello del suo avvocato, che era un furbacchione e lo sfruttava senza farsi capire. Prende questa macchina, che è una macchina sportiva che lui non conosce tanto, e fa fatica nelle partenze, le cose. Si ferma per caso perché non riusciva a introdurre la marcia, dove ci sono ferme delle donne, quale una si avvicina al vetro dello sportello e, pensando che si era fermata per lei, e le chiede qualcosa. Lui fa: "Ma io vorrei sapere dov'è questa via, questo posto per poter andare, solo che questa macchina non va bene, non so, non riesco a..." Allora sa, se viene, fa: "Però ci vuole 10.000 dollari, se vuole, se poi vuole lo posso guidare io la macchina." Infatti lei era molto esperta nelle macchine, nei vari tipi, perché faceva, mi sembra, suo padre aveva un garage o qualcosa del genere. Praticamente sale lei, guida e subito riparte la macchina e fa le verse, cambia diversamente le velocità, che invece lui andava, faceva saltellare la macchina, perché non dava la compressione esatta al cambio delle marce. Lei lo porta lì, e poi che è praticamente davanti a un grand hotel dove lui aveva prenotato una camera. Lui sale, entra lì nella camera, lei era fuori che aspettava un taxi per tornare nella sua zona. Poi lui la vede lì, fa: "Ma adesso cosa fai? Aspetti il taxi, se non arriva..." "Ah, beh, ma tanto c'ho tempo. Se vuoi puoi venire in camera con me, se vuoi stare tutta la notte." E lei gli dà una cifra: se vuoi stare tutta la notte. Però guardi, lui gli dice: "Guarda che non hai capito bene, io ti voglio solo ospitare e basta, non ho altro." E così avviene, si ferma, entra in questo grande hotel, lussuoso. Lui va sul terrazzo dove ha la sua residence, la sua camera, il quale c'è davanti un grande balcone, c'è un terrazzo più che altro, e lei si siede sul bordo del terrazzo, e lui fa: "No, no, vieni via, perché mi metti i giramenti di testa, io non sopporto l'altezza dei
condomini, degli alberghi, così. E se vuoi, e lei fa, ma perché allora prendi la suite su all'ultimo piano? Perché i piani alti sono sempre migliori. E così passano la serata guardando la televisione, giocando a carte o altro, guardavano cric e croc, qualcosa d'altro, così viene fuori una storia che dopo lui alla fine si innamora, lei ritorna, che era prima divideva la camera con una sua amica, che vuol tornare invece altro stato e continuare gli studi che aveva interrotto. Lui torna perché è molto lungo, torna attraverso la macchina dell'albergo e le porta dei fiori. Sale nelle scale esterne del palazzo, dove lei che era su in alto, e faticosamente riesce a salire, perché le girava anche la testa, le dava fastidio l'altezza, e le porta questi fiori. Poi dopo va tutto per il bene. E la cosa finisce così, insomma. Canzone belle. Vi saluto e arrivederci presto.